never cares. We'll see what's to next. Do you will bring to us? Benvenuti amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Ride to Live with My Bike. Siamo tornati attivi con la bella stagione, ci sono anche le pedalate, ci sono le avventure, ma ci sono anche quelle belle, quelle che prendono il cuore, no? E è proprio quella di cui che tratteremo questa sera, di cui ne parleremo un po'. Con noi abbiamo Luca Favaro. Ciao a tutti. Ciao Luca. Ciao a tutti. Sono saluti virtuali perché purtroppo... Sì, vabbè, ma mi accontento, vanno benissimo. Siamo distanti e c'è un motivo perché siamo distanti, questo è il bello, no? Però prima di entrare un po' nel vivo di questa serata, che sì, io ricordo sempre e rinnovo un po' il perché di questo Ride to Live with My Bike, no? Quindi il pedalare per la vita... Con la bicicletta, cosa vuol dire? Vuol dire andare a incontrare persone che hanno qualcosa da raccontare. Perché? Punto di domanda, facile. Perché se qualcuno ha qualcosa da raccontare, può essere fonte di ispirazione. Quindi sicuramente può aiutarci a dire dai che ci provo anch'io, no? Magari mi metto in gioco e parlo. Ma allora Luca, intanto, come detto prima, iniziamo un attimo a capire il perché ti sei avvicinato alla bicicletta. Cosa è scattato in te? Allora, io non posso assolutamente definirmi un ciclista nel senso puro del termine, perché mi sono avvicinato alla bicicletta nel senso sportivo relativamente da pochissimo tempo. Posso dirti che ho acquistato la mia prima bicicletta e mi è stata consegnata 4 giorni prima del lockdown. Ti dico solo questo. Di qualche anno fa, insomma. Sì, qualche anno fa. Io nasco, diciamo, come runner. Dal 2015 ho cominciato a correre un po' di più, sempre un po' di più, sempre un po' di più. Ho fatto qualche maratona, poi mi sono appassionato ai trail, in montagna, eccetera, eccetera. Poi c'è stata una cosa, il passaggio praticamente di tutti verso la bicicletta. E subito io ero molto scettico, perché queste cose, sai, mainstream, ma io sono un po' restio. La realtà delle cose è che quando ho cominciato, grazie a un amico che mi ha in qualche maniera introdotto, ho cominciato ad avvicinarmi, ad approcciare la bicicletta, ho detto, questa è figa, questa è figa, mi sono divertita, sì. E poi ho cominciato a fare i giretti nelle mie zone. Io sono trevigiano, quindi il Montello, sai, un po' di dislivello, un po' così, grandi fatiche. Sudore, fatica. Sudore, vero. E così mi sono appassionato a questa cosa e la bici è davvero un bel mezzo. Ne stavamo parlando, io adesso sono a cena con degli amici, appena finita la cena. E stavamo parlando adesso sul fatto che il bello della bici è che ti permette una certa lentezza nel poter viaggiare, ma allo stesso tempo riesci a coprire comunque delle distanze anche importanti, insomma, no? Quindi ti puoi porre delle mete abbastanza ambiziose e affrontarle, non dico nel weekend, ma poco più, insomma, ecco. Io nel 2019 feci il cammino in Santiago, lo feci tutto il francese, ed è bellissimo, però il cammino è troppo lento, no? Mentre la bici è perfetta, la bici è proprio il tempo giusto, ecco. Sai che è un pensiero fatto più volte, no? Anch'io arrivo un po' come tutti, insomma... C'è la corsa, c'è la bici insieme, magari il nuoto, però la corsa si pensa sempre che è più veloce della bici, perché sai, ti cambi, vai, perché la bici c'è il pensiero che ci vogliono ore e ore, quando invece magari basta anche poco, bastano anche 45 minuti. Però come hai detto te, la corsa è lenta, la bicicletta ti permette di coprire lunghe distanze, anche in un'ora, quei 30 chilometri che hai già visto spazi diversi. Sì, guarda, ti dirò di più. Io ho cominciato anche, siccome proprio mi ha preso la bici,
ho cominciato anche a fare il bike to work, cioè non dico andare a lavorare, ma la mia compagna abita a Mestre, io abito a Treviso e molto spesso copro questa distanza in bicicletta. Faccio delle stradine secondarie dove non mi rompe le scatole nessuno, riesco a coprire la distanza in poco più di un'oretta, dove in autostrada ci metto 28 minuti, cioè è assurdo. Se ci pensi, è assurdo, quindi mi alzo un po' prima, faccio il mio percorso e cominci la giornata veramente bene. È un toccasana, Sì, è un toccasana, un toccasana. è un po' quello che ti aiuta un po' anche così a liberarti poi dai pensieri, dalle rotture di scatola, no? Guarda, è impossibile essere depressi quando sei in bicicletta, è impossibile, proprio, credo, proprio impossibile. Hai detto una cosa veramente reale, è impossibile essere depressi in bici. Poi comunque da questa tua passione nasce il cuore, la voglia di mettersi in gioco per aiutare, Sì. no? Quindi nasce il progetto di coprire di questa avventura che è partita domenica scorsa dalla piazza Treviso, Sì. Sì, dei quindi signori. la piazza dei Signori di Treviso, quindi questi 4.000 km, che è la distanza praticamente che vai a coprire da Treviso alla città di Cadiz. Quindi Sì, esatto. appena dopo la Gibilterra, appena dopo le colonne d'Ercole, no? Esatto. La congiungente tra Treviso e Cadice non sono 4.000 km, ma sono meno. Perché sono 4.000 km? Perché quando è nato questo progetto, poi se vuoi ti spiego anche com'è nato questo Certo. progetto. Anzi, partiamo a ritroso. Ti dico un po' come è nato il progetto di questo viaggio. Allora, io a gennaio ho fatto 50 anni, ho compiuto la fatidica, sono entrato negli ANTA, Auguri ok? E Riccardo. quindi, grazie, e quindi è tempo di, sai, fai un po' il conto di quello che hai fatto, le tue cose, tiri un po' le fila di tutti i ragionamenti, e io in lo tempore decisi di, sai, quelle cose un po' con un bicchiere di vino in più, eccetera. Nel 2022 mi prenderò un anno sabbatico. Ora, io ho una bellissima figlia di 23 anni, un bellissimo figlio di 18, quindi ho cominciato quando gli altri si prendevano gli anni sabbatici. Io lavoravo, avevo un'azienda, avevo figli, studiavo all'università, insomma, facevo un sacco di cose. Quindi adesso dico: non voglio rinunciare a questa esperienza, e quindi ho detto mi prendo un anno in sabbatico, volevo andare a fare un viaggio. Poi c'è stata la pandemia, che tutti noi sappiamo, quindi viaggiare, viaggi importanti all'estero, un po' proibitivi da organizzare e tutto, però mi era rimasta questa cosa di fare questo viaggio importante, eccetera. Ancora non frequentavo l'ambito ciclistico. E quindi un po' tassello su tassello è nata questa cosa. Devi sapere che l'anno scorso, a maggio, quindi più o meno in questo periodo, un po' più avanti, con la mia ragazza, che ero assieme da un po', si discuteva il fatto che sarebbe stato bello andare a conoscere i suoi genitori, no? Lei è di Bari, di Modugno esattamente. Io non mai stato in Puglia, avevo questa grande mancanza. E ho detto: guarda, sai cos'è? Bello. Ci vado in bici, ma totalmente improvvisato, eh? Totalmente improvvisato. E io un bel giorno ho fatto i bagagli, lei non molto convinta del mio progetto, ho fatto i bagagli, ho preso due o tre cose di bikepacking, perché mi sono poi informato su YouTube, perché sono boomer, però insomma dai, qualcosina riesco a fare. E io sono partito per questo viaggio praticamente così. L'unica mia, come dire, l'unica applicazione era molto analogica, che era mare a sinistra, fine. Via. E verso Bello sud. però, bello, bello. Mare a sinistra, Via. questa era la mia direzione. Devi sapere che ho affrontato questo viaggio senza tacchette, tanto per darti un'idea, con le Giusto scarpe normali. per fermarti un secondo, Claudia Corriero conferma tutto. Sì.
Sì, Se lo come lei scrivi là. sul posto. Sì. E, quindi sono partito per questo viaggio con zero aspettative e con il gusto proprio, con l'entusiasmo di affrontare questa avventura, nel vero senso del termine. È un'avventura che mi ha portato tantissimo da un punto di vista umano che non pensavo, perché prima ti dicevo il cammino, no? Il cammino in Santiago è, io lo definisco, un incubatore di emozioni, nel senso che tu incontri una persona a caso, ma sai che è in quel posto perché sta facendo una sua ricerca, una sua cosa. Quindi parte subito in maniera molto naturale un rapporto molto veloce, molto, e si arriva verticalmente a discorsi molto profondi con dei perfetti sconosciuti. In questo viaggio a Bari, dico, assolutamente non pensavo a una cosa del genere. E invece mi sono stupito tantissimo perché è nata così. Appena uscito, diciamo, dal Veneto, ecco, le persone che incontravo mi vedeva fermo mentre bevevo una birra, perché il mio viaggio è praticamente bere birra, cioè lo potrei misurare più che in chilometri, in ettolitri di birra, perché sono un gran bevitore di birra, che tu Mi mi piace insegni allora, sia un grande integratore, no? Io lo faccio per quello. anch'io, E anch'io. ecco. È un bene Insomma, comune. se, ovviamente, bardato, queste borse, sta cosa, ti chiedono: ma da dove arrivi? Da Treviso? Dove stai andando? Sto andando a Bari. Ma a Bari, ma scherzi? Beh. E ho fatto grandi amicizie che ancora adesso ci frequentiamo. E quindi mi si è aperto un mondo meraviglioso, no? Quindi ho detto: porca miseria, è possibile anche con la bici avere questo rapporto che è la cosa che più mi interessa, diciamo, onestamente. Tutto sto discorso perché è, diciamo, è il seme di questo viaggio che adesso sto facendo, no? Nel senso che sono evoluto un pochino, ho cambiato bici, stavo discutendo adesso con degli amici completamente influenzato dai vari forum, cose, eccetera. Prendo una bici di carbonio, cosa ho preso? Di acciaio. Un bel acciaione, ho preso Non si sbaglia mai. Tra una locomotive proprio bella, bella tosta, l'altro, una e Blue Train, la Blue Train, quindi appena esattamente. uscita, diciamo qualche mese fa, dai. Certo, ho preso questa bici di cui sono veramente soddisfatto. E mi permette di fare quello che ho in testa, che è quest'idea di questo viaggio. Quindi a un certo punto, bene, andiamo. Allora, l'anno scorso sono andato a sud per fare questo viaggio, mi devo trovare un altro pretesto, perché poi alla fine a me interessa fare il viaggio. Dove vado è un pretesto. Certo. E cazzeggiando per il web, si può dire web, vero? Sì. Sì. Guarda, siamo liberi, possiamo dire quello che vogliamo, è uno spazio libero, Ok, è mio, quindi. allora cazzeggiando per il web scopro di essere praticamente appunto trevigiano, quindi in mezzo all'Eurovelo numero 8. Ho scoperto che ci sono queste vie ciclabili che diciamo attraversano tutta l'Europa, e ho scoperto di essere in mezzo, no? Proprio nell'Eurovelo che collega Atene a Cadice. Ora, spoilero, io Cadice non sapevo neanche dove fosse, eccetera. Quindi, come la maggior parte delle persone a cui lo dico, fanno quella faccia, proprio in effetti. E quindi a un certo punto ho detto: beh, figa la cosa di andare di qua o di là. Per la città sarei andato verso Atene, poi magari allungando un po' a Istanbul, perché io adoro Istanbul. In realtà poi ho detto, sempre per il concetto di semplicità, mare a sinistra, quindi vado a Cadice. E quindi, dai, faccio sta cosa senza preoccuparmi dei chilometri, senza preoccuparmi di nulla in realtà, ma con l'entusiasmo. Poi, sempre con questo aiuta molto, è vino. Chiacchierando con degli amici, a un certo punto dicono: oh, ma vieni con noi a Ripa Transone. Io non sapevo nemmeno dov'è Ripa Transone, è a Scusami Ascoli. Luca, Ascoli. Sì. gli amici sono quelli che sono al tavolo con te?
Sono qui al tavolo con me. C'è anche Riccardo Trevisi. Ecco, C'è anche Riccardo Trevisi. guarda, Lo conosci? scusate, potete chiedere a Luca cosa vuole per dessert? Ciao ragazzi. Aspettano, perché dobbiamo dirlo, Luca si è collegato, l'abbiamo preso nel momento in cui stava mangiando, quindi si è data la sua disponibilità, ma giustamente stava portando avanti la serata conclusiva, no? Ho Quindi bruciato oggi, ho bruciato. bruciato. Quindi ecco, riferisce a Riccardo cosa vuoi per dessert, così dal Esatto, lui è un posto. responsabile e poi c'è Paolo, che è l'altro responsabile, eccolo qui. Beh, hanno fatto una bella cosa allora, diciamo. È responsabile di questa cosa perché, appunto, stavo dicendo, fa questo viaggio e questo disgraziato qui esattamente mi dice: ma perché non vieni a Ripatransone con noi? Che partiamo, andiamo in bicicletta. Dov'è Ripatransone? È in Non lo provincia di so. Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, dove lui ha una casa, e fanno l'ottava di Pasqua, questa festa del cavallo, una delle, lei è mia figlia, una delle Ciao feste Beatrice. più antiche d'Italia, no? Giusto? Questo cavallo di fuoco, ho detto, ma scusa, ma visto che i chilometri non mi sembravano tantissimi, perché non andare con questi due disgraziati che mi fanno fare sterrati con 32 kg di bicicletta perché l'ho pesata. E non è Vabbè, bello. con la pioggia poi, quindi quando freni non frena, ma non importa, sono dettagli. Sono dettagli. E quindi allora il concetto è eccolo qua, Paolo, lui è il tracciatore, lui usa Komoot, vedi? Lui è molto più digitale, io Bravo. invece mare a sinistra. Via. E quindi andiamo giù con loro due, e quindi il bello anche, adesso seriamente, il bello anche di avere un progetto il quale poi viene completamente spaiato da un concetto superiore, che è l'amicizia, no? Che ti dicono dai, vieni con noi, e quindi vado giù. Cosa che finirà alla fine di questo Sì, viaggio. esatto. Quindi là, questa amicizia è già scricchiola, ve lo dico, già scricchiola. E vado giù con loro, facciamo questa festa dove io, da puro sportivo, non toccherò alcol assolutamente, nel senso che me lo faranno Scusate, la bere. diretta si interrompe qui. Abbiamo dei problemi tecnici di Scusate un connessione. secondo, riavvolgiamo il nastro, riparti prima della frase, della cazzata, dai, permettimela. Sì, e quindi ci sarà questa, appunto, dopo questa festa, alla fine di questa festa, e andremo, io partirò in solitaria per il mio viaggio, ecco, quindi attraverserò l'Appennino e farò tutta la costa tirrenica dell'Italia, raggiungerò, per dire, in questa cosa sono stato stupito come la Liguria sia molto, molto attenta alle bici, e ho un sacco di persone che mi hanno scritto: guarda, che vogliamo fare un tratto con te, vieni a dormire da noi. E quindi sono stato Bella veramente però questa colpito. cosa, no? Sì, dalla Sicilia, Fatto. scusa, dalla Liguria come regione molto, molto sensibile. Poi entrerò in Francia e piano piano, con la mia lentezza, arriverò a Cadice e poi prenderò l'aereo o il volo da Siviglia per rientrare. Diciamo, come ti sei programmato a livello di chilometraggi giornalieri? Ti sei dato un Allora, massimo, un minimo, vivi un po'. Hai delle tappe sì. fisse? Allora sì, mi sono dato una linea in modo tale da, come dire, da fare un minimo di programmazione, perché ho anche una vita e le persone di qui sopra si lamentano giustamente della mia mancanza. E, ho fatto una media perché ho visto che l'anno scorso sono partito con una bella verve a fare 160 km al giorno. E al quarto giorno, a parte l'infiammazione al tendine d'Achille bilaterale che mi è uscita, che mi sono portato fino a Bari, ma Non è bello. compagna d'avventura, ma soprattutto dicevo: ma perché? Perché? E quindi ho trovato negli 80 km al giorno di media la formula che per me è giusta, considerando che ci sono circa 28.000 metri di dislivello da qui a lì. Capisci che ci saranno dei giorni in cui faccio 120, alcuni giorni farò 40, 50. Insomma, ecco.
Questa è la programmazione che ho pensato di fare. E come soste? Perdonami. Come soste? Prego. Hai un, diciamo, hai un, come si dice, hai la vivi in bikepacking, quindi ti fermi anche con la tenda dove possibile, o comunque sì. Sei... Sì, ho voluto cercare di estremizzare da questo punto di vista la libertà data dalla bici con la tenda, che mi permette di fermarmi dove, più o meno dove voglio, io faccio libera e quindi mi fermo senza nessun tipo di problema. Mi piacerebbe molto usare Warm Shower, che è un'applicazione che penso molti ciclisti conosceranno. È un'applicazione di ciclisti che ospitano ciclisti, e un po' il couchsurfing della bici, ecco, con il quale nel viaggio a Bari ho conosciuto il mitico Luca, che saluto, siamo in amicizia. Perché? Perché a me interessa, al di là dell'atto, cioè appunto faccio fatica a dire atto sportivo, perché lo reputo una basico più che sportivo, no? Ci vanno i bambini in bicicletta, insomma, ecco. E quello che mi interessa di più è l'aspetto, diciamo, legato a conoscere persone, conoscere gente nuova, è un arricchimento veramente. Io cerco questo, ecco, sinceramente, dal viaggio. Poi tutte le persone che ho incontrato in queste chiacchierate mi hanno sempre elencato come poi il ciclista è una persona che soffre, no, agli occhi degli altri, quindi è una persona da rispettare, da amare, da coinvolgere nella vita quotidiana delle famiglie che si incontrano lungo il percorso, no? E quello immagino che sia la formula bella del vivere il ciclismo in questo momento. Sì, diciamo che le persone, lo noto anche in questi giorni, dove i dislivelli sono importanti, con tutto il mio bussolotto a portarmela dietro sulle salite, cioè non riesco a mitigare tantissimo le mie espressioni di fatica, e noto come le persone che mi guardano sono un po' tra il compatimento, un po' spaventati dalla pazzia di questa cosa. E quindi, ma no, scherzi a parte, c'è comunque una predisposizione, io noto almeno una certa predisposizione per le persone, per il ciclista, proprio perché secondo me la bici è stata il primo vero desiderio di ogni bambino, no? E un pochino si torna bambini con la bici. E entriamo anche un po' nel campo dei bambini, e quindi... Sì. Nel perché hai deciso di fare questa avventura? Sì, allora, sempre nel ragionamento di questo viaggio, ragionavo sul tempo che ho a disposizione ancora, e così ragionavo sul fatto che mi sto concedendo questo viaggio, questa cosa che faccio per diletto, e quindi è una specie di gioco mio, no? Io ho tanti amici che fanno i volontari in giocare in corsia, che è, diciamo, sul modello di Patch Adams, sostanzialmente assistono i bambini e li fanno giocare in corsia, in oncologia, nelle varie pediatrie degli ospedali del mio territorio. È giocare in corsia fa parte di LILT, quindi una realtà molto molto bella, molto importante, soprattutto perché il volontariato è fondamentale per sopperire le mancanze anche delle strutture, diciamo, pubbliche. Ma la cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che questi volontari, dopo un lavoro molto importante di addestramento, che quindi non è una cosa improvvisata, ma è una cosa veramente ben studiata e ben organizzata, giocano, fanno giocare i bambini che sono ammalati, e gli ricordano che sono bambini, insomma, no? Quindi a me piace pensare il fatto che i medici si occupano della malattia e i ragazzi di giocare in corsia si occupano di farli rimanere bambini, perché
vedere certe scene, capisci che sei costretto a crescere velocemente, insomma, in quelle condizioni lì. E sono organizzazioni che appunto vivono di fondi che raccolgono. Con l'amico Gianluca Sacilotto avevamo organizzato, quando correvo, anche adesso corro ma molto meno, la Run for Children, che è arrivata, se non sbaglio, la quinta edizione a settembre, ed è una corsa che si tiene a Treviso, aperta a tutti, sono 7 km, dove l'intero ricavato, attenzione, intero ricavato, Tolte non il ricavato le spese. decurtato dai costi, l'intero ricavato viene devoluto appunto alla Lilt giocare in corsia. Quindi ho detto, perfetto. Quindi ho messo in moto tutta questa cosa, ho fatto una piccola pagina Facebook, scusate, una piccola pagina, un piccolo sito che si chiama www.iltempodiluca.it, dove spiego il progetto e dove ci sono le coordinate per chi volesse sostenere non tanto me quanto i ragazzi di giocare in corsia. Diciamo che io sono un mezzo, ecco, mi piace pensare che il mio gioco da adulto sia un mezzo per far giocare i bambini. Devo dire che c'è stato un grande entusiasmo, io sono partito lanciando questo sito più o meno 10 giorni prima della mia partenza, che come ricordavi è stata il 17 di aprile, e io sono partito il giorno di Pasqua con 600 euro, insomma già in Raccolto. tasca, quindi è la meraviglia che le persone, insomma, alla fine sono sensibili a questi temi. E mettono anche in mano al portafoglio, che insomma in questi momenti non è proprio così semplice, ecco. E penso che sia comunque un viaggio importante, no? Perché come hai detto te, comunque stiamo parlando di bambini, bambini che non è così scontato che possano giocare. Quindi bambini sfortunati, bambini ammalati, bambini che avrebbero bisogno proprio che qualcuno donasse loro un sorriso, no? Quindi la possibilità e questo grazie, come dicevi te, ai volontari della Lilt giocare in corsia. Grazie a loro che, ricordiamo, non è personale che si improvvisa, ma fa dei No, percorsi no, no. molto complicati perché comunque assistere dei bambini o comunque un malato in genere non è così semplice, ci vuole c'è comunque una certa preparazione. Quindi Certo. sostenere anche tutto questo progetto è bello, è onorevole da parte tua, no? Perché comunque tu dici io col mio gioco, perché come dici te, ma come tutti noi, pedaliamo perché è il nostro gioco, è la nostra passione. Ma se E vorrei aggiungere, abbiamo la fortuna di poterlo fare, no? Quindi Esattamente. per dare delle attenzioni a chi magari non ha questa fortuna, veramente è importante. E hai citato anche il sito, no? Quindi, come ci ricorda anche Big Boss, Big Bus, iltempodiluca.it. Esatto. Nel sito cos'è Ciao che potete Roberto. trovare? Allora, nel sito è molto semplice, l'ho fatto io, mi sono un po' arrabattato. Allora, la cosa nasce dal fatto che avrei potuto, la prima idea era quella di utilizzare delle piattaforme di crowdfunding che mi avrebbero alleggerito di tutto quel peso della gestione della raccolta soldi. Però ti garantisco che giustamente sono delle piattaforme che hanno uno scopo di lucro, contrariamente al mio obiettivo e ai ragazzi di giocare in corsia, e un 10% delle spese veniva trattenuto per coprire i costi. A me, francamente, un 10% dava fastidio, passami il termine, regalarlo, con tutto il rispetto del lavoro delle persone. Guarda, Allora, immagina. condivido, quei 10% fa più comodo ai bambini, all'associazione. Assolutamente sì, assolutamente. Sono 10 sorrisi in più. Bene, mi va bene. Quindi, alla fine, ovviamente le persone che stanno dando dei soldi a me lo stanno facendo perché mi conoscono oppure perché sono in fiducia, e ho detto perché devo fare questa cosa, devo usare questa piattaforma. Quindi ho costruito questa landing page in cui c'è un po' la descrizione del progetto.
c'è il percorso appunto che mi porterà da Treviso a Cadice, e poi ci sono le due coordinate fondamentali per poter donare un soldo. Ovviamente c'è la descrizione di cosa fanno i ragazzi di giocare in corsia e come è strutturata, e poi c'è il rimando al loro sito, che invito tutti ad andare a vedere. Io ho usato un tradizionale bonifico e un PayPal dove poter donare qualunque tipo di cifra. Devo dire la verità, ti assicuro che sono rimasto molto stupito dal livello di cifre che vengono donate, perché veramente in questo momento non, mi sento una grande responsabilità in questa cosa. Ecco. Questo quando avrò chiuso il mio viaggio e altri progetti che si stanno aprendo nel mio viaggio, perché poi conosci persone, parli, potremmo fare così, potremmo fare colà, e spero che la cifra si rimpingui man mano che procedo, farò un unico versamento alla LILT, ai ragazzi della LILT, e spero che, insomma, poter essere stato utile giocando, facendo il mio gioco, insomma, ecco. Ecco, giusto perché, come ti dicevo prima, oltre al video, comunque tutte le chiacchierate vengono caricate anche nei podcast, no? Dove c'è Sì, comunque un seguito un po' maggiore. Ci certo. prendiamo un attimo qualche secondo per leggere l'IBAN dove uno può effettuare la donazione, no? Quindi, Ti Luca, chiedo di farlo tu perché io non ci faccio vedo, io, ce l'ho sono sul telefono. qua davanti, ma è giusto ricordare la voce per chi ci ascolterà e non potrà vedere, no? Luca, Grazie, sì. questo sito comunque riporta tante informazioni, quindi da come inizia il viaggio, qual è l'associazione della LILT a giocare in corsia, e dice per sostenere si può effettuare una donazione specificando nella causale un viaggio giocare in corsia tramite bonifico, dove l'IBAN lo andiamo a leggere, e è Imola Torino 06K 03 64 60 16 00 52 66 70 41 0967. La causale, come abbiamo detto prima, un viaggio per giocare in corsia, c'è anche volendo il PayPal, ma essendo un bottone non riusciamo a riprodurlo a Certo. livello di audio, no? Però l'importante, ecco, è come hai detto, tu hai ripetuto più di una volta in questo momento un po' difficile a livello economico, no? Così, è così. Però io penso che anche l'euro faccia comodo a queste associazioni, quindi Assolutamente. non occorre, se uno non ha la possibilità, non occorre donare migliaia di euro, chissà quanto, no? Certo. L'uno è una piccola goccia che comunque si aggiunge a un altro uno, quindi è sempre un qualcosa che aiuta a Certo, sopravvivere, soprattutto aiuta a far sorridere questi bambini, a far giocare, a vivere quotidianamente, purtroppo in una zona particolare, in un ambiente che è comunque quello ospedaliero. sì, è davvero difficile poter. Credo sia difficile per un adulto poter gestire una malattia del genere. Non oso immaginare per un bambino che in qualche maniera sta così affrontando piccole sfide nella vita per, come dire, per imparare a vivere, eccetera, e si trova di fronte a una sfida del genere, che devo dire. Poi la cosa meravigliosa è che hanno uno spirito, una forza interiore che ti trascina, no? Infatti, permettimi di dirti che la cosa bella, invito chiunque abbia la possibilità di fare qualunque piccolo gesto, al di là del contribuire al mio, ma anche qualunque altro tipo di volontariato, perché vi garantisco che quello che ricevi è 1.000 volte quello che dai. È una cosa meravigliosa, e credo che in qualche maniera faccia parte del nostro modo di essere, di tutti, preoccupati giustamente per le nostre vicissitudini, ma ci aiuta molto anche a noi stessi. E posso dire che è un piccolo atto egoistico anche, perché fare del bene ti fa stare bene, è un Sì. atto egoistico che comunque fa del bene, che quindi a me va bene.
Hai detto una cosa, sì, veramente reale, no? Che è quello che comunque facendo del bene stai anche bene. È un atto egoistico, però ha un risultato. Perché comunque hai dai la possibilità di dare del bene e di conseguenza il riceverlo in situazioni particolari penso che sia. Penso che valga più della normalità della quale noi adesso stiamo parlando di fare del bene, no? Certo. Hai avuto... Ma guarda... Sì, scusami. Beh, no, ti stavo dicendo, per me è molto importante questo concetto, perché prima ti raccontavo del rapporto con le persone che incontro nel viaggio. Ecco, anch'io divento oggetto di donazioni, tra virgolette. Cioè c'è gente che mi paga una birra, c'è gente che magari mi ospita, mi dice vieni a dormire da noi, eccetera. Nel senso che insita nelle persone il cercare di aiutare le persone, passami il termine, in difficoltà. Io non sono in difficoltà, nel senso la fatica che si raccontava prima la faccio sapendo di farla, nessuno mi ha obbligato a fare questa cosa, nessuno mi impone di dover... Una fatica positiva è comunque un qualcosa che io ho deciso di affrontare, eccetera. Ma c'è questo fermento nelle persone che ti vedono, come dicevi tu, appunto, è quello di, in qualche maniera, così, offrendoti una birra, eccetera, contribuire alla tua causa. E quindi è insito dentro di noi, no? Quest'idea di donare qualcosa agli altri. Hai avuto la possibilità comunque di frequentare questa associazione della LIT, giocare in corsia, prima di intraprendere il tuo viaggio? Guarda, in realtà no, nel senso che la verità vera è che non ho mai frequentato l'associazione in sé, ho frequentato tanti ragazzi che fanno i volontari e solo a vedere lo sguardo, gli occhi come brillano quando ti parlano di quello che fanno in corsia, degli episodi meravigliosi che vivono nella drammaticità dell'evento, sinceramente mi ha bastato, ecco. Poi mi sono ripromesso di andare a trovare anche sti ragazzi. Poi adesso è un momento un po' particolare, perché comunque ricordiamo che siamo nella coda, speriamo, di una pandemia, e quindi è difficile anche accedere. Ecco, per dire, pensiamo la difficoltà che abbiamo avuto tutti in questo periodo, pensiamo a questi bambini che facevano fatica a vedere i loro cari, eccetera. Insomma, è stata dura, doppiamente dura, penso. È che purtroppo nella nostra quotidianità non ci rendiamo conto, no? di quanto stiamo bene e soprattutto di quello che c'è al di fuori delle nostre case, no? Quindi tu hai toccato un discorso molto importante, tutte queste persone, in questo caso bambini, ragazzi, ammalati, che durante questo periodo di emergenza, di pandemia, comunque erano soli due volte, no? Perché magari non avevano la possibilità dell'amico che andava a visitarli, però magari fortunatamente c'è l'associazione come la LIT, quindi giocare in corsia, che magari non si sostituiva, perché è difficile sostituire l'affetto di una persona cara, no? Però magari riusciva a donare un sorriso, magari riusciva a fare in modo che questi ragazzi magari si potessero svagare un attimino. E lo ripeto, per chi ci ascolta, se avete la possibilità, comunque un euro, due euro, in base proprio anche alle proprie possibilità, perché certo, le associazioni vivono con quello che è le donazioni. Luca Favaro comunque l'ha ripetuto prima, no? Luca poteva utilizzare 10.000 piattaforme che però non avrebbero permesso di donare il 100% di quello che veniva raccolto, quello che verrà raccolto. Esatto. Quindi insomma, ecco, sul sito www.eltempodiluca.it c'è la possibilità di utilizzare PayPal o comunque le coordinate per un bonifico e donare qualcosa, dare la possibilità a questi bambini di avere un momento di felicità, un momento di svago. No? Certo. Ritornando un attimo al viaggio, quindi sì, il mezzo col quale raccoglierai tutte queste donazioni, le tappe.
cosa ti aspetta nei prossimi giorni e all'incirca se hai un programma di quanto durerà il tuo viaggio? Allora, aspettative è un qualcosa che sto cercando di, come dire, in questo viaggio sto mettendo un po' alla frusta un po' tutti dei ragionamenti che ho fatto in questo periodo. E quindi sto per certi versi anche improvvisando questo viaggio, perché vorrei lasciare il più possibile aperte le opportunità che mi succedano delle cose e poterle affrontare, non parlo necessariamente di cose negative, mi auguro chiaramente, al di là di una foratura o cose del genere, ma appunto degli eventi che mi facciano incontrare persone, mi facciano, ecco, lo so che l'ho già detto e sono ridondante, però ti garantisco che è un grande motore per me la socialità, ecco, credo siamo animali sociali tutti, quando c'è la possibilità di anche lì donare un consiglio, donare così un confronto anche sulla vita, quello che stai facendo, eccetera, e aprire lo sguardo su altri paesi, su altre culture, eccetera. Per quanto riguarda il tempo, ho comprato il volo di ritorno il 10 di giugno, okay. Quindi mi regalo circa 53 giorni di vacanza. Diciamo vacanza. Di viaggio, di esperienza. Sì. Bello però, nel senso che comunque hai un tempo che ti permetterà di cercare, passami un po' il termine, no? Di cercare qualcosa, ma di riceverlo anche. Come hai detto prima, perché è bello donare, ma nel donare si riceve, no? Quindi sicuramente c'era la possibilità, sembra quasi un po' spirituale, però c'era la possibilità di incontrare emozioni, di crescere, possiamo dirlo? Sì, assolutamente sì, è forse una delle mie passioni, è ancora prima della bicicletta, la crescita personale intesa come ricerca di esperienze, ricerca di relazioni, e qual è la miglior modo di crescere confrontandosi con le altre persone, eccetera. E proprio a tal proposito, una cosa che ho notato è che le persone alle quali in qualche maniera raccontavo questo mio progetto, questa mia idea, con mezzo scanzonata, mezzo così, anche autoironica, perché per me l'autoironia è fondamentale, perché mi permette di non prendermi troppo sul serio, perché è pericoloso prendersi troppo sul serio. Io dico sempre che cerco di fare le cose seriamente, non seriosamente. Non seriosamente. È un piccolo dettaglio, ma la lingua italiana è importante, per quanto ignorante sia io, ma certe cose, insomma, le ho imparate sul campo. E ecco, una cosa che ho notato è, soprattutto nel territorio del nord-est produttivo, sai, io sono sempre stato un imprenditore, quindi ho ben chiaro il valore del lavoro, il valore della negazione per il lavoro, e anche e soprattutto il valore dei soldi che ti derivano dal lavoro, no? E quindi ho notato come la prima fondamentale domanda è: e col lavoro come fai? Come fai? Ma coi soldi come fai? Ed è vero, massimo rispetto, ma io ho fatto delle scelte da tempo, e in qualche maniera molto più ho cominciato a farmi una domanda, semplice domanda, che è stata: perché? Cioè, perché faccio questo? Perché faccio quello? E se hai un po' il coraggio di rispondere onestamente a questa domanda, capisci che tante cose vengono in qualche modo indotte dal contesto, no? Dalla società, eccetera. Prima ti raccontavo una cosa molto specifica, dove ho capito quanto condizionato era nella scelta della nuova bici, e stavo per prendere un qualcosa che non rappresentava me, non mi rappresentava. E quindi a me affascina tantissimo il fatto di poter prenderci quelle piccole libertà che ci sono concesse, e quindi ho cercato di
anche nel mio lavoro di usare bene il tempo. C'è sempre questo tempo che viene fuori, ma è la mia ricerca vera, in modo tale da poter lavorare un po' meno, potermi concentrare su queste cose qui. Vi assicuro che non sono un benestante, sono una persona normalissima, ma soprattutto quello che io ricevo da questo viaggio, eccetera, ho capito quanto bene mi fa e quanto mi fa poi anche prosperare da un punto di vista lavorativo, nel senso che ho la mente aperta, riesco a ragionare su progetti nuovi, su nuove Sai, avventure, anche da un punto di vista lavorativo, ecco. forse la pandemia ci ha fatto un po' ricordare come il tempo è prezioso, no? Perché comunque siamo abituati alle sfide interne alle aziende, dove non è importante quanto produci, ma quanto lavori, no? Quindi è quasi più importante lavorare 16 ore e produrre 5 che non lavorarne 5 e produrre per 10, no? Quindi immaginavo che la prima domanda che una persona potesse farti non è il perché lo fai, ma è No, il, scusa, il lavoro cosa fai? Cioè, lavoro come fai? sei Ma milionario? sai, Sei, quindi ma, esatto. purtroppo. E io non rispondo chiaramente perché capisci che è un ragionamento troppo Sai che secondo sgobolato da fare. me vorrei quasi dirti che a queste persone forse un tacer, non vorrei essere volgare, ma insomma, purtroppo sono quelle frasi fatte che forse non hanno, chi te le fa non ha neanche interesse del cosa stai facendo, vuole solo farsi i cazzi tuoi. Detta in Sì, maniera così un po' guarda, veloce e veloce. potrei dirti una cosa, un filo anche più scomoda, ovvero sia il fatto che io sia, l'ho ribadito più volte, ma perché credo sia la verità, non per sminuire, perché io non sono uno che si sminuisce assolutamente, ma credo sia la verità, sono un po' un improvvisato, cioè sono, passami il termine, una persona normale che prende la bici e parte in questo viaggio, eccetera, e riesce a, sì, credo di essere riuscito a creare un bel progetto che spero con tutto il cuore di portare a termine e che venga e sia utile. La cosa incredibile è che la mia normalità nell'affrontare questo viaggio la renderebbe teoricamente possibile a tanti. Ed è qui il problema, perché tanta gente la sente come, faccio da specchio, non so se mi spiego, no? E quindi non sono, penso di non essere. C'è più invidia nelle persone. Sono un po' scomodo, Scomodo, ecco. infatti. Ma Facciamo così, mettiamola così. sì, però sai che secondo me più si cresce, ripeto, la pandemia forse a molti ha dato anche il là di questo pensiero, no? Più si cresce, più ci accorgiamo come il tempo è passato senza che ne fossimo padroni, no? Quindi abbiamo lavorato perché c'era da lavorare, perché c'era da fare tante ore, perché qua, perché abbiamo visto i ragazzi crescere, i figli, su e giù. Tutte Però cose che ho fatto io, è tutte cose che ho passato. fatto, cioè io ricordo 12 ore, 14 ore in ufficio. Sai cos'è? È molto rassicurante, è molto rassicurante. Cioè tu sai, intanto stanno succedendo delle cose, va bene. No, dico, è molto rassicurante il fatto di dire, ah, oggi ho fatto 16 ore. Sì, ma cosa hai fatto? Vabbè, ho fatto 16 ore. Ah, Vabbè, no, ok. no, No, ma è. guarda, io dico sempre, io parlo di cose che ho quantomeno ho vissuto. Quindi di quello che sto parlando è la mia storia. Quindi tutto è relativo, tutto è, come dire, opinabile, assolutamente. Quello che viene fuori dalla mia bocca spesso è qualcosa che è esperienziale, ovvero sia di cui io ho avuto esperienza e io ho avuto l'esperienza di essere in qualche maniera ingabbiato in una situazione, ovviamente una gabbia costruita da me, che sia chiaro, Certo. e a un certo punto ho cominciato piano piano a smontare questa gabbia e mi ha portato a affrontare 4.000 km così, con Via. nonchalance. Beh, cosa dire? Sicuramente un bravo.
perché ritorniamo, lasciamo stare il pensiero degli altri, ritorniamo a noi, no? No, ma sì, figurati. Sicuramente ti invidio, non premetto, non per il tempo che ti prendi, ma per il progetto, perché tutti ogni tanto partiamo, pedaliamo, viaggiamo, no? Però poter dare la formula corretta affinché il nostro tempo diventi prezioso per gli altri, quindi raccogliendo dei fondi, dedicandosi alle persone, al volontariato, è onorevole, perché comunque tu il viaggio magari l'avresti fatto lo stesso. Assolutamente sì. Quindi tu stai dando un valore aggiunto al tuo viaggio, no? Non è solo per migliorare te stesso, però ritornerai sicuramente, spero, più grande non di età, ma più grande dentro, no? Certo. E dai la possibilità ad altri di vivere una piccola esperienza o comunque di dare il tuo contributo per proseguire un progetto che, ricordiamo, si può trovare nel sito iltempodiluca.it e è a favore della LIT, quindi giocare in corsia per i bambini che comunque purtroppo vivono con delle malattie che li costringe in ospedale, e di conseguenza queste persone della LIT a giocare in corsia donano il loro tempo, ovviamente, come ben detto prima e lo ricordiamo, persone formate per questo, però comunque per dare un aiuto a questi bambini, a permettergli di giocare in corsia, no? Luca, io ti direi che intanto è arrivato il caffè, sicuramente sì. Se te l'hanno ordinato, quindi conoscendole se lo sono già pappato, perché sono già pappati, ma lasciateglielo a Luca, vero, perché deve pedalare ancora tanto, no? Due dati, sì. Veloci, chilometri fatti. Dai. Oddio, fino adesso quanti chilometri abbiamo fatto, ragazzi? Boh, non lo so. 400, una cosa del genere, con una buona altimetria. Sì, dai, una buona altimetria. Insomma, dai, piano piano sto con calma faccio il mio. Con calma, bene. Chi ti vuole seguire, chi ha voglia di farti anche qualche domanda, e perché no, ma qui la volentieri. Non lo so, magari sì. Anche chiamarti se ha delle curiosità, se può chiedere, cioè, dove può trovare informazioni? Sicuramente. Allora, guarda, sì, allora guarda, come ti ho detto prima, c'è un sacco di gente che mi scrive, è meraviglioso perché cerco il confronto, come ti dicevo prima, critiche, suggerimenti, tutto è assolutamente ben accetto. Sul sito ci sono i miei contatti Instagram e Facebook, dove cerco di condividere un pochino quello che mi accade. Adesso lo sto facendo pochino perché sto entrando un po' nel viaggio, ma cercherò di farlo molto, molto di più, soprattutto nell'andare del viaggio, perché nella mia piccolissima esperienza di andare a Bari, la cosa che mi è stata più sottolineata è il fatto che è meravigliosa, è il fatto che abbiamo, attraverso di te, abbiamo viaggiato con te, e quindi è una cosa che mi ha riempito veramente di gioia. E prima, all'inizio di questa chiacchierata, dicevi anche ispirare, no? E io ho incontrato un amico, Fernando, a Vasto, che lui, abbiamo fatto 60 km insieme, poi mi ha anche ospitato, eccetera, e lui diceva: che bella cosa che stai facendo, e una delle cose più emozionanti per me è stato ricevere il suo messaggio che mi diceva: guarda, ho messo 4 cose nello zaino e sono partito, ho fatto 3 giorni fuori in bici. Meraviglioso. Guarda, io prima ho messo un particolare, no? Nel senso che ti ho detto come spero che queste chiacchierate siano fonte di ispirazione per le persone. Ho messo il particolare che il primo a trarre informazioni sono sì. Io. No? Sì, certo, è così. Nel parlare con voi, in questo ormai questa è la 48-49esima chiacchierata in un anno e qualche mese, no? Però mi ha permesso di crescere sia nel pensiero sia nella tecnicità, e quindi nel poter pedalare qualche giorno in più rispetto alla classica pedalata che si faceva. E quindi, insomma, certo. Dico sempre, se l'ho fatto io, ragazzi, uscite, pedalate, viaggiate, divertitevi. Questa è la,
È il messaggio più bello. Se lo faccio io, vuol dire che veramente, Ah, tipo, boh, sì. ai propri livelli, ognuno può farlo, insomma. Sicuramente, sicuramente. Per i contatti, sto guardando un attimino il tuo sito. Allora, sicuramente la pagina instagram.com/lufavaro. Lufavaro, esattamente. Perdonami, ma. Prego, prego. Dopodiché abbiamo info@iltempodiluca.it, se qualcuno vuole Esatto. mandarti un'email, un WhatsApp, Sul vuoi lasciare il tuo numero? esatto, sì, il mio numero è 337 125 3587. Ecco, quindi se avete qualcosa da chiedere a Luca della serie, Volentieri. ma anche lungo il tragitto, però Luca ne avrà ancora per un mese e mezzo, quindi insomma Sì. c'è la possibilità anche di qualche curiosità, se avete qualche posto da consigliargli, un amico che magari lo può ospitare lungo il tragitto, non lo so, Se pensi. vole, esatto, se volete pedalare con me, se avete, io ho un ragazzo che mi sta aspettando a Chiavari, che lui usa la handbike e mi ha chiesto se per favore può fare un po' di strada con me. Ma per favore, ma ci mancherebbe altro, ma certo, non vedo l'ora di arrivare. Quindi, bellissimo, sì, Volentieri. super. C'è una ragazza che si chiama Beatrice che Sì, dice, anzi, fatti ti conoscerla. chiede se si compra una due ruote, la Sì. porti con te? Sì, la porto con me, però l'ha dichiarato. Lei è una grande divanatrice, nel senso che usa il divano, ma sono convinto che le piacerebbe da morire. Beatrice, sei di fronte a qualche migliaio di spettatore e ascoltatore online in questo istante, no? Non è vero, ma insomma. Vabbè, Quindi non puoi porta. tirarti indietro. Adesso devi solo metterti d'accordo col papà, giusto? Sì. Ecco, con tua figlia, quindi devi metterti d'accordo col papà sul dove farti trovare. Basta. E non puoi, anzi, Viaggetto, dai. Luca, ci farai sapere se comunque tua figlia è venuta qualche chilometro in questo viaggio, eh? Ci farei Va bene, sapere. fatta, fatta. C'è anche la Lil Treviso che dice: grazie Luca, continueremo a fare il tifo per te. Noi tutti, 160 volontari, quindi una realtà 160, è tanta, importante. sono tante persone e vi garantisco che, come si diceva, e non mi stancherò mai di dirlo, di ripeterlo, c'è una grande, diciamo, una grande formazione per questi ragazzi e una grande professionalità per far giocare i bambini. Sembra un ossimoro, ma in realtà è così, perché c'è molto da fare, c'è molto da E non fare in è questo senso. facile, perché per No, assolutamente no. quanto ricordiamo che sono bambini che non vivono a casa, quindi sono realtà che magari ecco, la Lilt magari può dare anche qualche informazione, secondo me, chi ha la possibilità di Assolutamente. contattarli per capire comunque cosa vuol dire questo giocare in corsia, che non è così banale, semplice No, e no, no, molto no. complicato perché si parla comunque di bambini e di una fragilità dovuta anche a una malattia. Certo. Lì ti dice grazie Luca, continueremo a fare tifo per te, quindi noi tutti, 160 volontari, ti siamo vicini nella tua corsa per il tuo gioco che diventa gioco per i bambini in pediatria tutti i giorni. Questa secondo me è una frase molto, molto importante. Ricordiamo, giustamente ci ricorda Claudia Corriero che hai anche la pagina Facebook, quindi Sì. Luca Zar Favaro, questo Zar poi ci spieghi. Capisco che non è molto, in questo momento non è un nomignolo che ricevetti quando viaggiavo in moto, avevo un bel gruppo di pazzi e per gestirli ero un filo dittatoriale, ecco, e quindi sempre col sorriso, però, e quindi nacque la cosa dello zar che mi porta Quando ci dietro un vuole, ci po'. vuole. Sì, ma sì, dai, ma sì, dai. Non c'è nessun riferimento a quello che comunque sta accadendo. Anzi, anzi. Beatrice, vale anche l'elettrica? Sì, non c'è nessun Vale problema. Però tutto, vale tutto, il vale papà tutto. sai che non spinge l'elettrica se resti a piedi, eh? Quindi fai i Successo, conti tra il peso. successo, successo. Abbiamo anche Sergio Perocco. Ciao Luca, Ah, stavamo mi dico parlando. Sergione. Ciao, 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 Sergione. E tanti, tanti Vedi, messaggi. Mi anche solo queste cose qui, cioè, a dà la chiunque ti. carica. Ti Eh? danno Sì, ti danno la la carica. Ma carica, ti sì, danno la ma forza. sì. Quindi. Ma guarda, io volutamente faccio fatica. Prima ne abbiamo parlato perché capisco che diano l'idea, ma
difficilmente uso termini numerici per descrivere il mio viaggio, perché sai, 4.000 km, 28.000 dislivello, sono cose che in qualche maniera uno che ha un mezza idea ti dice: no, guarda, non ci penso nemmeno. Io non le uso proprio perché non mi interessano, nel senso, lo affronto domani, faccio la tappa, boh, finito Via. quella tappa domani, a posto, messa in archivio e avanti così. Ma sicuramente è un pedalare più genuino, più semplice, senza tanti pensieri. Secondo me, a volte i numeri in questi viaggi sono importanti perché fanno capire anche un po' lo sforzo, no? Perché è Sì. facile dire, ma vabbè, ci mette 53 giorni. Pedalate voi 150, 200 km al giorno. Nel senso, ci sono tante cose, poi non è che ci sia sempre il sole, non è che le strade siano sempre belle, quindi è bello anche un po' far capire quello che c'è dietro. Poi ripeto, poi la causale è importante, e quindi È il insomma, motore, è il motore, è sì. il motore. Poi, come abbiamo visto in quante persone ti seguono, penso che quello sia veramente il carburante più potente e più Guarda, non prestazionale. avrei mai pensato una cosa del genere ed è entusiasmante. Cioè, poi veramente è il mio oppio, passamela così, ma proprio ho quella sensazione di entusiasmo Entusiasmo. che mi farebbe attraversare. No, ma sto zitto perché mi metto in testa altre cose. Finiamo questo intanto. Finiamo questo. No, beh, ma ogni viaggio, secondo me, è alimentato anche dal viaggio che ti immagini dopo, dal futuro, dallo step successivo all'arrivo, perché mi piace sempre vederlo un po' come il traguardo dei 4.000 km, non è la fine del viaggio, è la È fine proprio del così. È tappa per poi iniziare un secondo viaggio, no? Quindi non c'è una proprio così. fine, cioè abbiamo tappe davanti a noi e le porteremo avanti. È proprio così. Luca, perdonami, ma ho un po' di fastidio dovuto alla pedalata perché ho fatto una randonnée una domenica e il giorno dopo manichette corte al freddo come se fossi il Esatto. tantissimo potente dei. C'è la primavera che è un filo Finito. invernale, però vabbè, Sì. l'affrontiamo. Finito, vabbè. Abbiamo così esaurito un po' il nostro tempo, no? Perché non cerco di stare Certo. sulle 60 minuti, perché sennò si andrebbe avanti a oltranza, ma per chi poi ci ascolta, insomma, diventa anche un po' impegnativo. Sì, chiaro, chiaro. Sicuramente un in bocca al lupo, perché veramente il Grazie. viaggio sarà importante e bello. Spero di avere la possibilità anche magari di ricontattarti in futuro, ma intanto da dietro le quinte un saluto anche a voi Riccardo. e complimenti per averlo Sì. ustionato alla partenza, no? Esatto. E quindi ecco, se c'è la possibilità comunque fra un mesetto magari di vedere un po' di come va avanti, ecco, un altro ciao Paolo, Sì. Paolo, giusto? bravo. Pian piano li ricordiamo. Ciao. Sì. No, ma molto volentieri, vi aggiorno molto. Molto volentieri e magari, visto che siamo anche vicini, magari una pedalata ce la facciamo quando torni. Quello, guarda, te l'avrei detto nei Bravo. secondi successivi, perché volevo un attimo ricordare a tutti quanti, quindi Favaro Zar Luca Facebook, Lufavaro Instagram, il numero di cellulare l'ha ripetuto comunque Luca prima, ma se non sbaglio è 337-125-3587. Sì. E ovviamente il sito www.altempodiluca.it. Tutto questo perché? Perché comunque potete seguire Luca, ma soprattutto potete motivarlo con le donazioni, perché man mano che arrivano Luca si carica, no? Quindi Luca dà e va avanti perché comunque arrivano le donazioni. E anche la possibilità comunque di dargli un saluto, insomma, ecco. Ma sì, Penso che ce ne sia volentieri. bisogno. Volentieri. Penso che ce ne sia veramente bisogno. L'ultimo messaggio è di Elisa, dopodiché chiudiamo i messaggi. Bravissimo Luca, ci vediamo a Ripa, ragazzi. E Arriva, esatto. Arrivo, quindi arrivo. avanti, avanti, testa Avanti. bassa e menare. Per
prima di salutarti, i titoli di coda, sì, giusto per ricordare un po' cosa c'è dietro per chi vuole un po' riascoltare, no? I video, come sempre, vengono caricati una volta terminata la sessione su YouTube, dove è raggiungibile a youtube.lucamares.it. Like e seguite il canale, così abbiamo un po' di step successivi. Saliamo, saliamo. Ma certo. Certo, certo. La cosa più simpatica, secondo me, sono i podcast, quindi spotify.lucamares.it e accedete direttamente alle chiacchierate al microfono, dove le potete ascoltare in bicicletta, al lavoro, in qualsiasi momento. Rai to Live, ecco, è la cosa sicuramente migliore. raitolive.lucamares.it, Facebook e instagram.lucamares.it. Luca, bocca al lupo. Grazie. Avanti, grazie. Mi raccomando, tienici informati. Poi certo, grazie della chiacchierata. Assolutamente sì, vedrai che da cosa nasce cosa, come si suol dire. E io ringrazio veramente tutti di cuore, chi ha donato, chi non può donare ma mi sta vicino, e chi lo farà, e chi semplicemente ha un pensiero per me, perché è importante, ma anche per tutto il progetto, eccetera. Quindi grazie davvero di cuore a tutti. Ricordiamo che basta anche un euro. È importante, certo. non occorre, se non sono le possibilità, chissà quali cifre. Basta anche poco. Ciao a tutti, buonanotte, un applauso a Luca. Luca in gamba e alla prossima. Grazie, è stato un piacere. Grazie anche a te. A presto. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.